Ciao, sono il dottor Asado e oggi faccio un pezzo che secondo me è uno dei più gustosi in assoluto. È uno dei miei pezzi preferiti, l'entraña. Questo pezzo che in Argentina viene chiamato entraña non è altro che il diaframma dell'animale. Il diaframma si trova sotto le costole ed è un muscolo che favorisce la respirazione. Quindi, anche se lavora costantemente, non è sottoposto a grandissimi sforzi, quindi rimane abbastanza tenero. Ma il punto forte di questo pezzo è che è molto molto irorato, quindi ha tantissimo ferro ed ha un gusto molto molto forte. A me piace tantissimo. Questo è un pezzo che di solito non lo trovate in bancone, al macellaio, non lo trovate al supermercato, però se andate dal macellaio e chiedete il diaframma, probabilmente nel retro ce l'ha. È un pezzo molto piccolo, pensate che un animale di 5 quintali forse ne ha 6, 7, 8 etti di entraña e quindi non è facile trovarne tanta. Di solito in Argentina si usa come antipasto, come qualcosa da stuzzicare prima che sia pronto il resto della carne. Difficilmente potete andare a un macellaio e chiedere 10 kg di entraña. Eccola la nostra entraña. Come vedete, da un lato è più sottile, tende ad ingrossarsi verso l'altro lato. Io l'ho già tagliata in due pezzi perché vi voglio far vedere due modi per cuocerla. Il primo, il modo più semplice, forse quello più comune, è quello senza questa membrana. Quindi basta o col coltello strappare un pochettino e poi tirare con le mani, si strappa proprio così. Andiamo a strappare anche l'altro lato. Ecco la nostra entraña senza la membrana. Come vedete ha un pochino di grasso, quello glielo lasciamo perché gli darà molta tenerezza. L'altro pezzo lo lascio con le membrane che lo voglio fare così. C'è chi piace, queste membrane sono un pochino dure, però se vengono cotte bene diventano croccante e aiutano a mantenere la succosità della carne dentro. Per farle con la membrana facciamo dei piccoli tagli da un lato e dall'altro perché questa membranina qui se no tenderà ad arricciarsi. Questo è un pezzo molto buono per chi apprezza il gusto intenso della carne ed è anche molto economico. Io questo oggi l'ho pagato 6 euro il chilo qui dal macellaio vicino, sono in provincia di Ferrara, però pensate che la settimana scorsa sono stato in un ristorante specializzato in carne, carne importata da tutto il mondo con tagli pregiatissimi, nel menù l'entraña c'era e costava più o meno uguale agli altri pezzi più rinomati. Una cosa importante per l'entraña è cuocerla al punto giusto, dobbiamo cercare una cottura a tre quarti o media. Se è troppo al sangue, le fibre saranno ancora troppo elastiche. Invece, se la cuociamo troppo e la facciamo ben cotta, le fibre si seccano e diventano molto dure. Ok, la nostra entraña, così com'è, la buttiamo sulla griglia. Io oggi ci aggiungerò soltanto un po' di sale, non voglio condirla più di tanto perché voglio sentire il gusto della carne. La brace deve essere forte, vogliamo fare una cottura veloce. Quindi io oggi ho messo la mia griglia il più basso possibile. E mettendo la mano sopra la griglia senza toccarla, dobbiamo resistere circa 4-5 secondi senza scottarci. Ok, la temperatura mi sembra giusta. Fra poco sarà il momento di girarla. Se invece la fate con la membrana, conviene salarla dopo, perché la membrana non permetterà al sale di penetrare nella carne. Ho tolto le entragne della griglia, la più sottile è stata su circa 6-7 minuti, quella più grossa a cui ho lasciato le membrane è stata su circa 12 minuti, adesso hanno già riposato qualche minuto, quindi vado ad assaggiarle. Ma per tagliare le entragne c'è una particolarità. Come vedete l'entragna ha delle fibre grosse che non vanno per il lungo, ma vanno di traverso. Quindi per favorire la tenerezza dobbiamo tagliare le fibre. Quindi quello che vi consiglio per tagliarla è fare, diciamo, un pezzo più o meno così e poi non andare a fare pezzettini così, ma così, in modo che le fibre vengano già tagliate per il lungo. Vedete? Se guardate qui, vedete che le fibre sono state tutte tagliate, quindi saranno molto più tenere. Adesso andiamo ad assaggiarla. Ha un sapore intenso, è un po' diverso rispetto ad altri pezzi di carne, è più saporita, molto molto buona.
Adesso assaggio quella che ho fatto con la membrana, vedete che c'è qui, è diventata croccante. Molto buona. Ho assaggiato entrambe, sia con la membrana che senza. Io la preferisco senza, io di solito la faccio senza. Adesso l'ho fatta con, l'ho assaggiata. Sinceramente non cambia tantissimo, si sente un pochino la croccantezza di quella membranina all'esterno, però la rende anche un pochino più difficile da masticare perché c'è in mezzo questa membranina che trattiene un po' le fibre. Ok, questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto. A me l'entragna piace tantissimo, come vi dicevo all'inizio, è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Qui abbiamo un pezzo con un gusto intenso, forte, e che costa anche molto poco, quindi se volete provare andate, chiedete dal macellaio un pezzo di diaframma e fatevela in casa, vedrete che è buonissima. E poi lasciatemi nei commenti se vi è piaciuta o se non vi è piaciuta, se la preferite con o senza la membrana. E poi soprattutto, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao ciao.